professore ordinario di diritto tributario all'Università di Bologna, ha dedicato le sue pubblicazioni più importanti al diritto tributario costituzionale, ai pesi e contrappesi nel rapporto tra fisco e cittadini e ai diritti e alla difesa dei contribuenti. Ci presenterà la riforma tributaria, il metodo Matteotti, edito Bologna University Press, conversando con Gianni Labella, professore ordinario di storia contemporanea all'Università di Modena, e Nando Dalla Chiesa, sociologo e presidente del comitato scientifico di Passaggi Festival. Buonasera a tutte e a tutti. Comincio io perché mi spetta il compito di non di presentare, sono già stati presentati i nostri ospiti, ma di guidarli attraverso una discussione che può essere molto, molto interessante. La riforma tributaria, il metodo Matteotti, come è stato accennato prima, il professor Tundo è uno studioso di diritto tributario, è uno studioso anche di fatti sociali, politici, e in ogni caso riconduce il diritto tributario sempre al suo contesto storico, istituzionale, non è soltanto un tecnico del diritto, e questo è, secondo me, proprio un libro contro chi pensa che il diritto tributario sia solo tecnica, e il professor Gianni Labella ha una competenza di storia contemporanea che ci aiuterà senz'altro a riguardare questa vicenda e a collocarla anche dentro la nostra storia contemporanea. Certo, la vicenda Matteotti fa la nostra storia contemporanea, però poi farà parte anche delle domande che mi permetterò di rivolgervi. Quello che emerge dal libro, che è un libretto agile, molto denso, è l'importanza della non solo del contesto storico di allora, ma di una storia di un paese, perché la cosa che ho pensato io è che questo testo non è un testo sulla storia di Matteotti, ma è su Matteotti dentro la storia d'Italia, che riesce a spiegare le prese di posizione, i progetti, il suo operato. E abbiamo pensato che nell'anniversario dell'assassinio di Matteotti, non è l'unico incontro su Matteotti del festival, però prendere questo aspetto specifico così poco pensato e così poco conosciuto, tanto che può perfino sembrare eretico dentro la discussione sull'antifascismo, su questo delitto, potesse essere importante per comprendere anche nella nostra logica quanto sia stretto il rapporto tra le elaborazioni giuridiche e il clima culturale di un'epoca. Secondo me Tundo riesce a spiegare proprio molto bene questo aspetto, parlandoci dei progetti di riforma. C'è un Matteotti riformatore, riformista, che pensa a cambiare il proprio paese, a dare più giustizia sociale ai propri concittadini, intervenendo su cose che possono apparire, sicuramente non sono eclatanti nelle forme in cui possono essere espresse, ma sono eclatanti per l'impatto che hanno sul sistema, sugli equilibri sociali di un paese. E ancora oggi parlare di diritto di successione, ancora oggi parlare di tassa patrimoniale, parlare di imposte progressive è elemento di divisione. Cioè, dice, ma Matteotti lo diceva già negli anni 9, 10, 20, sì, lo diceva, però queste cose non sono entrate dentro il nostro modo di pensare alla democrazia, non sono entrate dentro il nostro modo di concepire l'uguaglianza, ecco, un rapporto tra uguaglianza e giustizia sociale. È veramente un libretto molto ricco, Francesco, hai fatto bene a farlo. Inizialmente dicevo, ma perché si è andato ad avventurare in cose così specialistiche? E invece richiama una quantità di problemi che
di cui ti chiederò conto progressivamente, ma come il professor Labella, anche il ruolo di Giolitti, ecco, tu forse non volevi premere così, ma anche il ruolo di Giolitti nella storia d'Italia, Giolitti di cui che Salvemini chiama il ministro della malavita, sappiamo che non glielo dice perché lo considerasse implicato nelle organizzazioni criminali, ma perché aveva previsto un paese in cui delle aree operassero all'interno di un diritto altro rispetto a quello dello Stato liberale, che era quello della malavita. Quindi concepite come parte realisticamente integrante della nuova nazione. Però dal tuo libro si capisce che non è solo il ministro della malavita, è anche il ministro dell'iniquità fiscale. Ecco, per esempio, a questa domanda che mi è venuta così, spontanea, come risponderesti, Francesco? È stato anche il ministro dell'iniquità fiscale? È stato il ministro Giolitti, è stato il ministro, ha governato il nostro paese per molti anni, ha guidato 5 governi. L'ultimo governo, il 5° governo, nel 1920, è stato quello oggetto poi delle attenzioni di Matteotti, di cui io parlo nel mio libro. E Giolitti è stato un uomo, uno statista, gestore oculato tutto sommato dei bilanci pubblici, perché il giudizio non può essere nettamente negativo, ma che certamente non ha fatto nessuno sforzo per cambiare la società del suo tempo. L'opinione di Salvemini, che l'aveva qualificato appunto ministro della malavita per le ragioni che tu dicevi, negli anni successivi è stata aggiustata in un certo senso, perché poi a un certo punto Salvemini dice sì, però è stato migliore dei suoi successori. Tuttavia, eh sì, perché i successori sono stati terribili, ci mancherebbe. Tuttavia è rimasto comunque un paternalista che non pensava che certamente la condizione dei diseredati potesse cambiare. Non aveva questo progetto, non c'era questo nei suoi progetti. Ha cercato di mantenere lo status quo e ha vissuto anche in un momento in cui si votava, c'era un sistema, diciamo, democratico, ha introdotto Giolitti il suffragio quasi universale, non per le donne, che sarebbero arrivate a votare nel 1946 naturalmente, però aveva una grande capacità di governare le dinamiche dell'aula. I suoi critici dicevano che governasse meglio l'aula di come governasse e risolvesse i problemi del paese. Gli stava a cuore tenere bene tutto sotto controllo ed è stato tutto sommato anche lo statista più importante dell'epoca, ma anche, come dire, lo statista che meglio rappresenta la crisi della classe dirigente liberale, che a un certo punto non è riuscita più a governare la situazione, poi, pur di non correre il rischio della rivoluzione socialista, ha preferito affidarsi mani e piedi al partito fascista e a Mussolini. Il centenario ha influito sulla scelta di scrivere questo libro? Immagino di sì, però spiegacelo, perché i meccanismi mentali sono importanti, sì, in queste occasioni. No, è stata una coincidenza. Io mi sono occupato per la prima volta di Matteotti in occasione del mio libro precedente, che ho scritto nel 2020, in cui affrontavo la crisi dei poteri dello Stato leggendola, attraverso quella che è la mia competenza, la vicenda fiscale. Quindi la crisi funzionale del Parlamento. E mentre scrivevo questo libro nell'estate del 2019, cadeva il primo governo Conte e l'allora vice premier dichiarava che bisognava tornare al volo prendendo i pieni poteri. Questa evocazione dei pieni poteri ha suscitato la mia curiosità. E allora sono andato a cercare, confesso che ne sapevo poco, e ho scoperto che la legge sui pieni poteri, che era stata evocata dal vice presidente del Consiglio, era una legge... Era Salvini, no? Per ricordare... Era Salvini, certo. Salvini che fa cadere il primo governo Conte perché è convinto di vincere a mani basse le elezioni e di prendere i pieni poteri. Fu una cosa che non suscitò un particolare scandalo, questa evocazione dei pieni poteri invece era un fatto gravissimo, perché la legge sui pieni poteri era una legge che è stata la prima legge portata
all'approvazione del Parlamento da Benito Mussolini, appena nominato Presidente del Consiglio e appena conseguita la fiducia. Il 17 novembre del 1922, quando ha appena conseguito la fiducia, dopo il famoso discorso sul bivacco dei manipoli, le parole di disprezzo per il Parlamento, le minacce alla Camera, anche ai senatori e così via, Mussolini il 17 novembre 1922 presenta il suo primo disegno di legge, firmato da Tangorra, che era il ministro del Tesoro, e da Mussolini, ed era una legge fiscale. Allora, intorno a questa scoperta ho costruito una parte importante del mio libro precedente. E cosa ho scoperto? Ho scoperto che chi si era battuto veramente, come quando Mussolini ha qualificato bivacco di manipoli il Parlamento, così anche quando è stata presentata la legge fiscale sui pieni poteri, che era una legge di riforma tributaria che però in realtà consegnava tutti i poteri al governo, esautorando il Parlamento da tutte le sue prerogative, ed era stata accolta con una certa tolleranza dai parlamentari che avevano votato, oppure era un Parlamento eletto democraticamente, non era ancora il Parlamento eletto con la legge Acerbo, nel 1924. E allora con questa legge sostanzialmente il Parlamento viene svuotato di tutti i poteri e chi si batte di più contro l'approvazione di questa legge è proprio Giacomo Matteotti, con una relazione celebre nella Commissione dei Nove, che era la commissione nella quale si era discusso questa legge, contro Antonio Salandra, che era un grande statista della classe liberale, ma che evidentemente perseguiva questo disegno di svuotare il Parlamento delle sue prerogative. Matteotti fa una battaglia straordinaria, e leggendo queste parole di Matteotti all'interno della Commissione di Nove capisco che Matteotti di fisco sapeva, perché capiva non soltanto che la questione fiscale è al centro delle vicende democratiche, non soltanto che i primi parlamenti erano nati già con la Magna Carta proprio per dare rappresentanza a chi doveva decidere sulle imposte, sui prelievi fiscali, ma si capiva, leggendo le parole di Matteotti, che lui masticava bene, nonostante fosse un giurista, la materia economica, la materia fiscale in particolare. E da lì è nata una ricerca. E ho scoperto che tutto questo accadeva nel 1922, ma Matteotti ha incominciato a scrivere di questioni fiscali con grande competenza già nel 1908, quando si era appena laureato. E aveva già una visione precisa della questione fiscale, aveva già una visione precisa di chi dovesse decidere sulle questioni fiscali. Per lui era il Parlamento. Questo è stato un po' il fil rouge di tutta la sua breve ma intensissima esperienza politica. La centralità del Parlamento, la necessità di rispettare il principio di rappresentanza in un momento drammatico, in un periodo drammatico in cui il Parlamento gradualmente perdeva, eccedeva tutte le sue prerogative, fino poi al culmine naturalmente tra il 1922 e il 24, quando poi si instaura la dittatura. Ecco, da lì è iniziata la lettura e la scoperta di un Matteotti competente in materia economica e fiscale. Sì, il libro è veramente una sorpresa, devo dire, e lo è stato anche per lei, professor Labelli. Sì, e adesso provo a spiegarlo perché. Allora, innanzitutto devo fare un complimento a Francesco a nome della categoria degli storici contemporanei, perché ci ha rivelato un tratto inedito e sconosciuto di questo politico, di cui noi abbiamo un'immagine giusta di un eroe, di un uomo che ha perso la vita assassinato, diciamo, da una dittatura, una figura chiave della storia italiana del Novecento. Ma Francesco ci ha regalato, come potremmo dire, ha contribuito ad allargare, in un certo senso, mi permetto di dire, a relativizzare il mito di Matteotti politico allo stato puro, e a dare di questo grande socialista un profilo di una persona molto molto competente, che ha intuito, potremmo dire, molto, ma molto prima della percezione
che noi ne abbiamo oggi, la centralità dello strumento fiscale e tributario e in un certo senso, come potremmo dire, la centralità che la leva fiscale rappresenta nella Costituzione di uno Stato moderno. Quindi è un Matteotti, come dire, che ci illumina sotto molti aspetti. Innanzitutto è un Matteotti che aiuta i suoi compagni di partito, o come dire, prova a suggerire ai suoi compagni di partito di uscire da quello che Francesco chiama, in un certo senso indirettamente, un populismo fiscale. Cioè, per la sinistra, questi temi, i bilanci, tutto ciò che attiene soprattutto come dire, a fisco e tributi, è come quando uno va dal dentista, cioè qualcosa che di per sé ti crea immediatamente una certa dissonanza. E invece Matteotti spiega ai suoi compagni di partito la centralità che la questione fiscale, che la questione tributaria assume nella costruzione e nell'edificazione dello Stato moderno. Quindi c'è una sorta, potremmo dire, di invito a riconciliarsi con i temi dell'economia. L'economia è intesa come uno strumento al servizio del bene comune. E questo, per tornare a quello che dicevamo prima, Matteotti, per esempio, nei confronti di Giolitti, ha un'avversione che non è... Sì, è anche quella che abbiamo detto prima, ma però per Matteotti Giolitti è l'espressione di quella demagogia, e per Matteotti la demagogia era il peggiore dei mali che poteva affliggere un politico, e perché poi alla fine Giolitti faceva carta vince, carta perde, diremo oggi. Era un Parlamento al suo servizio, andava a cena con un deputato, ne comprava un altro, a un altro offriva un seggio, e quindi alla fine questo gli ha permesso di governare, certo, sempre più decentemente di quelli che sono venuti dopo, questo storicamente è innegabile, però in fondo di governare per così tanti anni. Ed è interessante che Matteotti in fondo passi da una costruzione, da un'impalcatura personale di conoscenza, ovviamente era un esperto di diritto penale, e come dire, si converta in un certo senso alla passione per il fisco, per i tributi. E qui però c'è un itinerario molto complesso che passa, cioè Matteotti apprende il suo luogo, il suo campo scuola sono i comuni, le politiche fiscali dei piccoli comuni, tutte le politiche territoriali, insomma c'è la costruzione di una conoscenza dei meccanismi fiscali, dei meccanismi tributari, effettivamente nel panorama politico dell'epoca, sia nel mondo della sinistra, ma non parliamo come dire, dei deputati del partito, anche del Partito Popolare, ma anche del Partito Fascista, dove questi temi erano sostanzialmente, come dire, non ne capiva niente nessuno, ecco, più o meno. Lei è d'accordo che questo libro porta un po' a riscrivere la storiografia di Matteotti? Sì, certo, da questo punto di vista assolutamente, perché esce come dire, quello che ho provato a dire prima, cioè non soltanto un martire del totalitarismo fascista, però anche su questo, e penso che questo Francesco condivida anche come dire, gli studi anche di una serie di altri storici contemporanei che ultimamente sono tornati alla figura di Matteotti, direi che anche, credo sia giusto sostenere oggi, e poi sarebbe anche interessante entrare nel dettaglio, che le sue conoscenze dei meccanismi fiscali e tributari e le sue conoscenze economiche siano state la ragione principe della decisione di Mussolini di ucciderlo, perché temeva che Matteotti alla fine rivelasse... Questa è una tesi impegnativa, sì. Sì, sì, è una tesi assolutamente condivisa da Canali e da altri studiosi, diciamo, più addetti ai lavori di me in questo specifico ambito. Perché? Perché Matteotti, come dire, era una persona colta, parlava inglese, andava a Londra, leggeva l'Economist, era in contatto con gli ambienti
della finanza internazionale, che cosa aveva intuito o scoperto, e su questo non abbiamo prove, potremmo dire, proprio cangianti, ma i documenti e le testimonianze sono molto molto interessanti, che il fascismo, da poco insediatosi e, come dire, conquistati i gangli della pubblica amministrazione, era particolarmente sensibile alle offerte che venivano da alcuni gruppi americani che volevano avere monopolio per lo sfruttamento delle risorse petrolifere del nostro paese in cambio di mazzette. Niente di nuovo. Ma Matteotti questo l'aveva capito, e questo in un certo senso era, come dire, era quello che Mussolini e l'apparato del partito fascista temeva. Temeva la competenza, temeva la conoscenza, temeva la capacità di esprimere una denuncia circostanziata sui temi e sugli argomenti, e quindi questo è anche spiegato dal fatto che il suo ci sono 11-12 giorni tra il suo famoso discorso in cui lui dice a chi gli sta accanto: preparate anche la mia, come il mio elogio funebre con questo discorso che ho fatto alla Camera, e poi l'uccisione che ne è fatta 11 giorni dopo. Che quindi non è un gesto di rabbia, non è che Mussolini si è, come dire, infuriato di fronte a questo uncolo che si permetteva di sfidarlo nell'aula parlamentare. C'era probabilmente molto di più, e quello che c'era di più era la conoscenza e la competenza e l'appropriatezza dei meccanismi economici finanziari e anche dei risvolti e delle connessioni internazionali che nessuno in Italia conosceva, anche per il regime fascista, che quindi, voglio dire, i giornali erano già sotto censura, i partiti erano già stati ridotti al silenzio, quindi il clima di democrazia del paese già non c'era più. E quindi questa figura, e poi è un personaggio anche un po' anomalo all'interno del Partito Socialista, cioè ha grandi problemi Matteotti, perché i suoi compagni di partito lo etichettavano come il comunista impellicciato, perché quando faceva freddo Matteotti gli amava portare la pelliccia, e quindi nel tempo un uomo con la pelliccia sembrava un miliardario, ecco, nelle immagini comuni. E poi era di buona famiglia, non direi ricco, benestante, possiamo dire, certamente. Quindi una figura oggi nomina. Lo avrebbero chiamato un radical chic. Un radical, diciamo... è una presa in giro verso... No. In un certo senso potremmo dire un radical chic, però un radical competente chic, mi permetto di aggiungere, rispetto al termine con cui se ne può parlare oggi. Io credo che Matteotti vada, e non è un caso che le figure nella storia repubblicana, alludo a Saragat, Pertini e i fratelli Rosselli, quindi la migliore tradizione del socialismo italiano, abbiano in Matteotti il loro punto di riferimento, e che sia Pertini l'uomo che sdoganerà il riconoscimento nei confronti di Matteotti quando, da Presidente della Camera, decide la pubblicazione dei suoi discorsi parlamentari. Perché c'è anche un altro fatto da tenere presente in questa, come dire, nuova storiografia, che Matteotti ai giovani comunisti del tempo non è che piaceva tanto. La casa editrice Einaudi non è che ha fatto fare molta anticamera a chiunque volesse pubblicare, infatti, delle opere su Matteotti. Credo che questo sia un aspetto interessante. Tutti e due dite quello. Infatti, tutti e due rispondetemi, perché di fatto noi che cosa abbiamo? Abbiamo in quell'occasione una opposizione socialista che viene accusata di essere morbida, gradualista, riformatrice, non incisiva sul sistema che si sta costituendo sul piano politico-economico, e dall'altra parte un esponente di un partito socialista, gradualista, riformista, che invece va a incidere proprio sugli elementi più importanti della struttura di classe del paese. Quindi c'è da riflettere anche su quali siano le categorie che portano a spiegare ciò che sta accadendo. Cioè, Matteotti che cos'è? È un riformista gradualista o è un avversario radicale? Matteotti al di là del fatto che l'abbiano poi ucciso proprio perché era radicale. Sì, ma certo. Allora, Matteotti
Matteotti non è un rivoluzionario nel senso canonico del termine. La sua rivoluzione sono le riforme. Quindi lui è un riformista in senso proprio. In questo, infatti, suscita talvolta lo sconcerto dei suoi compagni socialisti. Poi, con la scissione del Partito Socialista pochi giorni prima della marcia su Roma, il 4 ottobre del 1922, quando nasce il Partito Socialista Unitario, lui insieme a Turati, a Carlo Treves e così via, si stacca dai massimalisti. Però fino a quel momento, la sua proposta, le sue idee, erano idee chiaramente all'insegna delle riforme. Insomma, io la cosa che ho apprezzato di più di Matteotti, secondo la mia sensibilità, insomma, letto con gli occhi di chi non è uno storico ma si occupa di questioni giuridiche e di questioni giuridiche fiscali, e poi è quello che ho definito il metodo Matteotti, e definendolo metodo, insomma, cercando di lasciare intendere che è qualcosa che ancora oggi può avere un senso, un valore, non soltanto storico. No? Allora, Matteotti ha anzitutto ben chiaro quali sono gli obiettivi. Lui intende modificare la struttura della società, non con la rivoluzione. Siamo in un'epoca in cui c'era stata, nel 1917, la rivoluzione bolscevica. Quindi il grande timore era quello della rivoluzione. No, lui intende modificare la società attraverso un meccanismo di redistribuzione fiscale. Lui crede fermamente nella funzione di redistribuzione dell'imposta. Per fare questo, però, e quindi il suo però non è un messaggio puramente demagogico, perché anzi, come abbiamo detto, lui guarda veramente con grande disprezzo i demagoghi e la demagogia. Lui applica il suo metodo di studio, di ricerca. Avrebbe potuto in breve diventare professore di diritto e procedura penale. I suoi professori, i suoi maestri insistevano, hanno insistito a lungo, ma poi ha rinunciato perché è stato preso dalla passione politica. Però il metodo scientifico di ricerca, il metodo rigoroso nell'inquadramento dei problemi, la visione sistematica delle questioni, lui la preleva dal diritto penale, dagli studi giuridici, e la importa negli studi economici e nel diritto tributario. È questa la vera rivoluzione di Matteotti: chiarezza degli obiettivi, coerenza sistematica del sistema fiscale. E quindi questo, che secondo me poi è la cifra più evidente, è proprio la vera e propria scelta di campo di Matteotti. Matteotti fa una scelta di campo. Allora, io credo che oggi noi dovremmo interrogarci sul fatto se chi governa la questione fiscale abbia quello stesso coraggio di fare scelte di campo così nette. Una scelta di campo che significa governare la questione fiscale, che è una questione tecnica e quindi complessa, ma dando alla questione fiscale una prospettiva politica chiara. Ed ecco perché poi lui ragiona sulla necessità, ma solo alla fine del suo lungo percorso, non ci arriva così in maniera estemporanea, sulla necessità di introdurre l'imposta progressiva, generale e personale sul reddito. I politici ne discutevano, lo stesso Giolitti nel 1893 col suo ministro delle finanze avevano ipotizzato di introdurre un'imposta progressiva, ma non si era mai fatto mai niente, perché figuriamoci se Giolitti poteva introdurre l'imposta progressiva. C'erano delle imposte, che erano delle imposte reali, significa delle imposte sui singoli redditi, ma che non riuscivano a catturare l'intera capacità contributiva, e quindi la vera ricchezza non veniva mai tassata. Per Matteotti invece questa è la questione centrale, ma ha la grande consapevolezza, e quindi qui la consapevolezza sul piano tecnico, che non ci può essere un'imposta progressiva, generale, personale sul reddito, se non inserita in un sistema fiscale coerente, quindi la visione sistematica. Quindi questo fa di Matteotti un grande studioso del diritto tributario. Non esisteva il diritto tributario, non si insegnava. Il diritto tributario è nato negli anni 60 del Novecento. Al tempo, diciamo, la materia era una materia economica, si chiamava scienza delle finanze, non concedere diritto finanziario. Ma fa di Matteotti veramente un visionario, ma in senso concreto, un visionario costruttivo, un rivoluzionario riformista, come ho detto. Ecco, e poi c'è quest'altro elemento. Perché a un certo punto lui
diciamo dopo il 1922, a cavallo tra il 22 e il 24, quando ormai la sua vita è diventata difficilissima, lui viene perseguitato, è stato picchiato duramente, selvaggiamente nel 1921 nel Polesine, ma non si ferma, viene minacciato pesantemente anche in aula e continua ad attaccare duramente la politica fiscale di Mussolini e dei suoi ministri economici. Però a un certo punto lui capisce che la posta diventa ancora più alta e lui quindi, lo dico nel libro, alza lo sguardo dalla questione economica che pure per anni l'ha appassionato e guarda alla crisi del Parlamento e quindi si batte contro la legge fiscale sui pieni poteri fino sostanzialmente all'ultimo giorno della sua vita, perché l'ultimo articolo in cui contesta duramente la legge fiscale sui pieni poteri è un articolo del 5 giugno del 1924, uscito su Echi e Commenti, in cui lui sostanzialmente conclude idealmente non soltanto il suo percorso di studioso, di politico competente, ma anche il suo percorso di vita, perché è l'ultimo testo scritto. Dopo uscirà, ma l'aveva già scritto, un testo molto importante a proposito dei rapporti di Matteotti con i laburisti inglesi soprattutto, uscirà questo testo molto importante che lui aveva pensato di pubblicare in inglese, si intitolava Un anno di dominazione fascista, in cui lui fa una valutazione puntualissima, precisissima, di tutte le menzogne del partito fascista. Era destinato ad essere pubblicato in inglese all'estero, in Inghilterra, poi lo è stato dopo, ed è una delle cose che più impensieriva la dittatura e Mussolini in particolare, perché ovviamente Mussolini contava molto su questa immagine, il suo ministro De Stefani si riteneva fosse il restauratore finanziario, in realtà Matteotti puntualmente in un libretto agile ma veramente densissimo di contenuti svela tutti i trucchi, compresa anche le falsità tra le promesse non mantenute. La prima misura che è come se fosse nei giorni nostri, la prima misura che Mussolini adotta, che De Stefani, il ministro di Mussolini, adotta in materia fiscale è l'eliminazione nei passaggi familiari dell'imposta di successione. E Matteotti in aula gli ricorda, ma era stato già pesantemente minacciato, lo interrompevano quando interveniva in aula e così via, però lui non si fermava, non aveva paura. Matteotti ricorda in aula, in un discorso celebre, che Mussolini durante la campagna elettorale del 1922 aveva promesso invece un innalzamento dell'imposta di successione sui più ricchi. Invece svela veramente le promesse mancate, anzi le falsità, delle promesse elettorali del futuro dittatore. Ecco, quindi questo è un elemento per me centrale dell'esperienza politica di Matteotti. Questa straordinaria attenzione alla questione economica e fiscale in particolare e alle misure tributarie come strumento per trovare una società più giusta. Sì, si discusse a lungo, sto pensando, lo chiedo anche al professor Labella, si discusse a lungo se quel sistema fosse messo più in crisi dall'occupazione delle fabbriche o da Matteotti. Perché qui il problema è vero. Sì, è vero, però adesso per tornare a quello che lei ha chiesto prima, ora noi, secondo me, qui bisogna un po'... Noi abbiamo, per le nostre vicende contemporanee, per la lettura mediatica a cui continuamente siamo sottoposti, la parola riforma è diventato un concetto, come possiamo dire, un po' annacquato, superficiale, quelle cose che si dicono in campagna elettorale, eccetera. Quando Francesco diceva che Matteotti è un rivoluzionario riformista, o meglio, è un rivoluzionario che attua una rivoluzione attraverso le riforme, coglie un aspetto fondamentale del profilo di quest'uomo, che aveva intuito, e qui torniamo al clima del primo dopoguerra, quindi è finita la Prima Guerra Mondiale, l'Italia è un paese a pezzi, tornano gli uomini invalidi che devono tornare nella maggior parte dei lavori che facevano, che era il mondo agricolo, quindi questi uomini che tornavano senza una gamba o senza un braccio, che non potevano lavorare, è un paese disastrato, e su questo il fascismo nascente, altro
altro, come dire, l'unica cosa che è in grado di partorire appunto è una misura da questo punto di vista puramente demagogica, no? E invece la genialità, secondo me, è in questo veramente antisignana, cioè Matteotti è un predicatore della bontà, mi verrebbe da dire, della eticità delle tasse. Mi tornano le parole di Padoa-Schioppa, certo, che sono state pronunciate alla presentazione che hai fatto alla Camera, quando Padoa-Schioppa diceva le tasse sono belle, è bello pagare le tasse. E tu, trovate un politico di qualsiasi tipo, al Parlamento europeo, Parlamento nazionale, al Comune di Fano, alla circoscrizione, neanche al Consiglio di Circolo della scuola, che dice che pagare le tasse. Perché? Perché Matteotti ha chiaro che cosa? Che bisogna colpire, e qui entro in un campo che non è tecnicamente il mio, ma che credo che Francesco approvi, che bisognava colpire la globalità della ricchezza degli individui e dei soggetti economici collettivi, e che l'imposizione fiscale, la cultura fiscale e tributaria, il diritto tributario è come la storia contemporanea, nasciamo insieme negli anni 60, perché il primo docente di storia contemporanea in Italia ha vinto il concorso appunto nell'ottobre del 1960, anzi tre, come si usava al tempo, Spadolini in quota liberale, De Rosa in quota cattolica e Spriano in quota comunista. Questi sono i primi tre professori di storia contemporanea della Repubblica Italiana del 1960, però intuisce che cosa? Intuisce la democraticità della leva fiscale, e cioè è solo attraverso un fisco amico. Perché amico? Perché condiviso in modo equanime dalla popolazione rispetto alla propria capacità e alla propria produzione della ricchezza, che il Paese avrebbe potuto raggiungere un livello di vera democrazia. Non una democrazia formale, ma una democrazia sostanziale. E qui non è un caso, Francesco non affronta questo tema ovviamente nel suo libro, ma sa meglio di me quanto, per esempio, la riforma agraria sia fondamentale nella sua visione, la lotta all'analfabetismo, come altri due pilastri fondamentali di questo suo riformismo radicale che, come dire, aveva come chiarezza di obiettivi quella di cambiare il Paese e di anche di fare i conti con un Paese che la rivoluzione non l'avrebbe mai fatta. No, cioè, voglio dire, è anche un politico, non l'avrebbe mai fatta, ovviamente per centinaia di motivi, perché è l'Italia degli anni 20, perché siamo in Italia, eccetera, eccetera. Ecco, da questo punto di vista questo è molto importante, però secondo me dal libro di Francesco la cosa importante è che esce la modernità del pensiero di un uomo che ha compreso come i meccanismi fiscali e tributari, cioè come la partecipazione, potremmo dire, l'architettura di una democrazia che deve essere innanzitutto una democrazia economica, non dico prima ma accanto all'essere una democrazia politica, e che non c'è democrazia politica se non c'è anche democrazia economica. Sì, a me ha colpito una cosa, più cose, ma tra le cose che mi hanno fatto pensare è la importanza che assegna la parola sistema. Tu dici sistema fiscale. Matteotti non pensa a una riforma di successione, pensa a un sistema fiscale, dice, perché tutto si tiene, tutto è coerente, tutto deve avere una logica, e questo è vero, mi fa pensare al fatto che noi legiferiamo ormai in modo molto arlecchinesco, c'è cioè un pezzo di qua, un pezzo di là, l'armonia tra quello che è stato fatto prima e quello che ci sarà dopo non esiste, il concetto di sistema non c'è e per questo fa acqua da tutte le parti. Ecco, ma questa è la grande lezione che può venire da Matteotti. Sì. È sicuramente uno degli elementi più rilevanti di quello che ho definito il metodo Matteotti, la visione sistematica. Cioè Matteotti non è che non abbia presenti i singoli specifici problemi correlati ai singoli prelievi. Al tempo, diciamo, a cavallo della Prima Guerra Mondiale, il sistema fiscale italiano era fatto di mille imposte disordinate, scoordinate, non si capiva qual era il rapporto tra gli enti locali
diciamo, le entrate dell'erario e così via, però Matteotti è molto attento a tutte queste entrate, dall'imposta sul vino all'imposta sul fumo, ma non con una visione, come una visione in visione isolata, non isolatamente considerata. Lui riesce a collocare tutte le questioni che affronta, guardando, non so, si occupa per esempio dell'ingiustizia dell'imposta sul fumo, perché dice che diciamo, l'imposta sul fumo colpisce chi vive più di fumo che di cibo, no? E quindi capisce che è un'imposta profondamente ingiusta, che colpisce più pesantemente le classi meno abbienti delle altre. Ma non ne fa di questo, ancora una volta, un messaggio demagogico, perché colloca la sua proposta all'interno di una visione complessiva. Nel 1919, ad aprile, tra marzo e maggio del 1919, viene fuori con questi suoi, con una serie di articoli sulla rivista più importante dei socialisti, che si chiamava Critica Sociale, in cui lui esamina la questione tributaria complessivamente e poi raccoglie questi scritti in un volumetto che viene pubblicato qualche mese prima che poi lui fosse eletto in Parlamento, che si chiama La riforma tributaria. Ecco, questa è la riforma tributaria di Matteotti. Una riforma che guarda al prelievo sulle persone fisiche, sugli individui, puntando all'imposta progressiva, si rende conto della sperequazione determinata dalle imposte sui consumi, che erano il prelievo che dava ancora il maggior gettito in quel momento e che ovviamente colpivano i meno abbienti, perché ovviamente le imposte sui consumi e sulle cose colpiscono più i meno abbienti di chi ha i redditi più elevati. Si rendeva conto, esistevano ancora i dazi comunali, i cosiddetti dazi consumo, cioè all'ingresso di un comune bisognava pagare, le merci dovevano pagare una certa, vi rendete conto che disastro per l'economia, per lo sviluppo dell'economia, e anche qui lui coglie di questo non soltanto i profili problematici nella visione, diciamo così, macroeconomica, che non gli sfugge, ma anche nella prospettiva della sperequazione determinata da queste forme di prelievo. La sua proposta quindi è una proposta su tutto, una proposta di riforma generalizzata del sistema fiscale, non ce n'erano ancora state fino a quel momento. La sua è una proposta rivoluzionaria, ma nel senso che dicevo prima, e lui lo dice molto, molto chiaramente, rimproverando anche i suoi compagni socialisti, cioè questo è l'unico sistema per cambiare la società, per puntare ad una società più giusta. Ma senza la visione sistematica, per tornare alla tua domanda, senza la visione sistematica, non ci può essere un intervento in materia fiscale che possa avere un suo senso. Oggi diremmo una ragionevolezza. La ragionevolezza è uno dei parametri costituzionali, no? Alla base del nostro sistema giuridico e anche del sistema tributario. Ecco, Matteotti guardava quello e poi guardava con una grande lungimiranza. Non c'era ancora la Costituzione, lui purtroppo non avrebbe partecipato all'Assemblea Costituente, anzi devo confessare che quando scrivevo questo libro ho vissuto almeno un paio di momenti di intensa commozione quando mi sono immaginato Matteotti seduto sui banchi dell'Assemblea Costituente, dove avrebbe avuto tutto il diritto di partecipare e dove certamente avrebbe dato il suo contributo. Non gli è stato consentito, non è stato consentito a lui e a, diciamo, buona parte di suoi compagni di lotta, perché il regime fascista ha completamente eliminato una classe dirigente del nostro paese, però Matteotti certamente nell'Assemblea Costituente avrebbe fatto parte sicuramente della Commissione Economica e avrebbe dato un grande contributo, per esempio all'articolo 53 della Costituzione. Nessuna prestazione, tutti sono tenuti a concorrere alle spese pubbliche in ragione della loro capacità contributiva. Il sistema tributario è informato a criteri di progressività, così recita il principio di uguaglianza sostanziale in materia tributaria, che è consacrato nell'articolo 53 della Costituzione, e io credo che sia ispirato al pensiero di Matteotti. Quindi anche di questo credo che noi dobbiamo essergli grati. Certo, tu riesci a dare una politicità altissima a qualcosa che viene vissuto come tecnica del governo e che non lo è. Io credo che non ci possa essere fisco senza politica.
non ci può essere fisco politica, altrimenti diventa materia tecnocratica. È un po', lo dico, tanto io lo scrivo anche sulle riviste scientifiche, nei convegni dove ai quali partecipano anche esponenti dell'attuale governo, è un po' la situazione che stiamo vivendo in questi mesi con questa cosiddetta riforma tributaria, che riforma non è, perché è un insieme di misure disordinate. Sono misure di tipo tecnocratico che non hanno alcun contenuto politico. Non si capisce dove vogliono, non c'è chiarezza degli obiettivi, non si capisce dove vogliono andare a parare, l'avrebbe potuto scrivere chiunque altro, no? Ma sarebbero state scritte male comunque, chiunque le avesse scritte, ma non hanno un contenuto politico. Il punto di forza del pensiero di Matteotti è proprio quello spessore, quella profondità politica che riesce a dare alla sua proposta di riforma fiscale, ma che riesce a dare solo perché conosce molto bene i tecnicismi della materia fiscale. Una straordinaria simbiosi che non aveva precedenti e non ha avuto, diciamo, molti eredi. È perché è un socialista. Cioè, non è che, voglio dire, il principio che guida la riflessione di Matteotti è quello di realizzare una parità tra gli uomini, in cui la ricchezza va condivisa. Cioè, voglio dire, Matteotti usa con grande competenza il suo metodo, quindi la conoscenza dei meccanismi tributari, fiscali, i dazi, le ricadute che l'uso improprio di meccanismi fiscali e dei dazi possono produrre sull'economia, eccetera, eccetera. Ma ciò che guida la sua riflessione, diremo l'orientamento, il sole della sua cultura politica, è quella di cambiare il paese, di fare un'Italia di uguali, un'Italia di persone che rispetti, come poi reciterà l'articolo della Costituzione, compatibilmente con le proprie condizioni e posizioni, devono partecipare al bene comune. In Matteotti c'è una concezione del bene comune che noi poi troveremo elaborata, come dire, direi anche dopo, in un certo senso, la strutturazione del dettato costituzionale. Lui dice perfino col mercato comune europeo, giusto? Sì, in un certo senso sì, perché lui ha ben presente, con una lungimiranza ancora più straordinaria rispetto a quello di cui abbiamo detto sino adesso, quali siano le ricadute dei dazi, degli ostacoli doganali, delle interferenze sul libero commercio. Lo guarda nella dimensione comunale, perché lui ha molto a cuore le dinamiche, i rapporti tra l'autonomia comunale, alla quale crede molto, e le finanze erariali, ma lo guarda anche in prospettiva internazionale. Lui è un uomo cosmopolita, è uno che ha studiato all'estero, e parlava non soltanto l'inglese ma anche il tedesco e il francese. Per un uomo del 1910-1920 è un'esperienza straordinaria, ma poi praticava anche questi rapporti, quindi lui capiva bene. La maggior parte della Camera parlava romagnolo, potremmo dire. Capiva bene qual era l'importanza, ai fini, sempre in quella prospettiva della giustizia sociale, qual era l'importanza di abbattere tutte le barriere ai commerci. Sì. No, io credo che si capisca bene dal libro che hai fatto il rapporto che c'è tra libertà e giustizia sociale in Matteotti. Cioè, è caduto per la libertà mentre si batteva per la giustizia sociale. Questo dovremmo ricordarlo. Faccio questa citazione da un suo discorso in aula che vi chiedo di commentare per questa parte finale del nostro incontro, molto, almeno per me molto interessante, ma credo anche per molti dei presenti. Proprio sul piano politico, ecco, perché questo va capito, che sembra che parliamo di tecniche, che parliamo di cose che non riguardano la politica, che la politica è un'altra cosa, sì, la politica è anche il fisco, no, qui siamo nel cuore della politica. Dice Matteotti, noi stiamo percorrendo una strada molto pericolosa in Italia, noi diamo il pane a buon mercato a tutti, compresi i ricchi, sono tutti argomenti attualissimi. Noi viviamo tutti in un'allegra credenza di ricchezza, perché viviamo tutti sui debiti e ci creiamo un baratro per domani. Detto allora, è ben curiosa codesta vostra classe
che non si accorge che sta negando le ragioni, le fonti medesime del capitalismo e d'altra parte non è capace di creare le prime radici del socialismo. Non siete né capitalisti né socialisti. Vi è qui una specie di falso socialismo, di pseudo-socialismo che non arriva che a distruggere le basi prime della ricchezza nazionale, preparando il disastro. Dice anche che lo Stato sta divorando le ricchezze del Paese. Nulla di più attuale, se pensiamo a tutti i super bonus, a tutti gli incentivi a pioggia che non guardano alla condizione economica, reddituale e patrimoniale del destinatario. Stiamo dando il pane gratis a tutti, poveri e ricchi. Vuol dire che qui non si tratta soltanto di una generica contestazione di un approccio demagogico, di una visione demagogica. Lui è molto preciso, perché lui in quel discorso non sta facendo una contestazione generale, sta criticando una serie di misure fiscali che sono proposte dal governo in carica e le contestualizza in questa drammatica condizione del bilancio dello Stato. Non è mai stato ossessionato dall'equilibrio del bilancio dello Stato, perché la sua stella polare non è stata tanto il pareggio di bilancio quanto l'obiettivo di giustizia sociale. Però in questo è molto attento, perché si rende conto di quali sono le implicazioni, no, di una crisi finanziaria per le casse dello Stato, dettata da misure opportunistiche, di convenienza. Quindi non critica soltanto la mancanza di programmi, ma critica anche quelle misure che sono sempre a vantaggio degli stessi, per ragioni molto banalmente di opportunismo elettorale. E noi sappiamo quanto anche oggi, non c'è bisogno di ricordare i precedenti relativamente recenti, quanto anche oggi nelle campagne elettorali il fisco sia sempre oggetto di strumentalizzazioni e di demagogia e di promesse che, oserei dire, talvolta vengono anche mantenute, perché questa è la cosa peggiore, perché non fossero mantenute, va bene, talvolta vengono anche mantenute. Ecco, Matteotti ci insegna, il metodo Matteotti ci insegna a guardare alla questione fiscale con profondità e con serietà, con il coraggio dell'uomo politico che sa di non essere popolare per quello che dice, ma che però ha il coraggio di fare quella che dicevo prima, essere la sua scelta di campo, di grande trasparenza e di grande coerenza. Io credo che abbiamo molto da imparare dal metodo Matteotti. Aggiungo due cose. La prima, nel 23 De Stefani, ministro plenipotenziario dell'economia fascista, a cui Mussolini aveva delegato la gestione dell'economia del paese, propone l'abolizione della tassa di successione, che è una cosa che abbiamo vissuto anche noi in una non immediata contemporaneità, ma per chi ha più di 20 anni se lo ricorderà chiaramente. E questa riforma è presentata come il non plus ultra per riaccendere le dinamiche dell'economia, cioè tutta quella retorica che abbiamo sentito anche in tempi più recenti. E ovviamente la risposta di Matteotti è non solo ferma, ma è lucidissima, perché ovviamente coglie in questa riforma un atto di profonda iniquità, cioè un atto che avrebbe perpetuato esattamente come nel passato la costruzione, diciamo, di questa ricchezza. Questa è la prima cosa. La seconda cosa che secondo me io ho ricavato molto dalla lettura del libro di Francesco e mi ha fatto tornare in mente una frase di Einaudi con cui lui ha polemizzato, diciamo, poi dopo Einaudi si è ravveduto, diciamola così, cammin facendo. Nel Buon Governo Einaudi scrive, riferendo ovviamente ai politici, conoscere per deliberare. Se tu non sai, non puoi fare le leggi, non puoi. Ed è invece esattamente tutta la politica fascista, è una politica in tanti altri campi, ma soprattutto anche nel campo fiscale, economico e tributario, un arzegogolo di provvedimenti senza razio, senza finalità, disposti da persone per lo più incompetenti. Ecco, io credo che Matteotti ci riconsegni il profilo di una visione alta della politica. Un papa di qualche anno fa, che si chiamava Paolo VI, diceva che la politica è la forma più alta di carità. Ecco,
Matteotti, credo, come dire, di associarlo in questo senso, anche se il Papa non c'è più, quindi non possiamo rubare questa fase, ad una espressione storica di una forma alta, altissima di politica spesa veramente unicamente al servizio del bene comune. Ed è esattamente quello che il nostro Paese e che questo prossimo Parlamento che abbiamo di recente eletto dovrebbero, come dire, avere come punto di riferimento, come bussola della loro azione quotidiana.